La magistratura farà il proprio corso e credo che non siano mai notizie piacevoli. Poi, dopodiché, credo che ci sia un problema da affrontare in maniera seria, soprattutto in ottica sistemica. Noi siamo in una fase storica nella quale questo governo sta spingendo oltremodo per affidare il potere alle regioni. I padri costituenti avevano sempre immaginato che nel momento in cui le regioni si trasformavano in luoghi di gestione di risorse economiche, avrebbero generato un nuovo centralismo territoriale. Mi pare che i fatti purtroppo recenti, anche degli anni trascorsi, ci dimostrano come, secondo me, dovremmo fermare il pallone e ragionare seriamente su che cosa siano oggi le regioni e se realmente erano state immaginate così dalle madri e dai padri costituenti. Andremo più verso l'autonomia indifferenziata, ecco. Ma guardi, io non lo so, noi ci stiamo battendo fortemente contro uno spacca Italia, che non è uno slogan, ce lo dicono tutte le rilevazioni terze e tutte le proiezioni. Purtroppo in questo paese quello che accade spesso è che si pensano leggi semplicemente per assecondare le voglie e la pancia di qualcuno, dopodiché però nessuno fa una valutazione postuma. Io lo dico, noi probabilmente siamo responsabili della riforma del Titolo V del 2001. Allora, facciamo una valutazione, 20 anni di regionalismo sanitario spinto ha abbattuto le diseguaglianze regionali, ha migliorato la sanità nei territori in difficoltà? Credo proprio di no. E allora credo che i fatti purtroppo di cronaca, di brutta cronaca, non fanno altro che testimoniarci il fatto che probabilmente vanno ripensate in profondità